telecamere nei luoghi di educazione e di cura, Arezzo si candida come capofila tra i comuni toscani per una legge nazionale. Piave Santo Stefano appiccava incendi dolosi a cumuli di fieno, 24enne biturgense incastrato dalla fototrappola della forestale. Dalle verdi piantagioni di tè alla povertà senza dignità di Calcutta, prosegue il viaggio dei Goodfellas alla scoperta dell'India. Festival organistico San Donato, stasera in cattedrale il concerto del maestro Adriano Falcioni. Buonasera e benvenuti a questa edizione di TSD Notizie. In apertura, come abbiamo sentito dai titoli, telecamere nei luoghi di educazione e di cura, Arezzo si candida come capofila tra i comuni toscani per una legge nazionale. Andiamo a vedere nel servizio. Sensibilizzare il Parlamento per arrivare presto alla discussione e all'approvazione di una legge che consenta l'installazione delle telecamere nelle scuole e nelle strutture assistenziali per anziani e disabili. Così Lucia Tanti, assessore alle politiche sociali e scolastiche del Comune di Arezzo, annuncia la candidatura di Palazzo Cavallo come capofila fra i comuni toscani nell'azione di sensibilizzazione per una legge nazionale che introduca le telecamere di sorveglianza nei luoghi di educazione e di cura. L'iniziativa non può che venire da chi gestisce concretamente nidi, asili, case di cura e di riposo, ovvero i comuni, sottolinea l'assessore, che evidenzia come le telecamere non debbano essere viste come dimostrazione di sfiducia verso gli operatori. Sono uno strumento che potrebbe favorire la prevenzione di fatti particolarmente odiosi, spiega Tanti. Dal comune di Arezzo sono già partite le lettere agli assessori alle politiche sociali ed educative dei capoluoghi toscani, nonché al sindaco di Prato, Matteo Biffoni, presidente regionale dell'ANCI. Credo che se tutti assieme ci facciamo propulsori di questa istanza possiamo ottenere ascolto, sottolinea Tanti, che conclude: chiediamo con forza al Parlamento di procedere celermente, evitando leggi manifesto che poi i comuni si trovano a non poter applicare o applicare parzialmente per mancanza di risorse. La tranquillità delle famiglie, la sicurezza dei loro bambini, anziani e disabili non possono essere oggetto di scelte al ribasso. E si consolida la partnership tra Regione Toscana, associazioni di volontariato e Croce Rossa Italiana in tema di trasporto sanitario, implementazione della defibrillazione precoce per quanto riguarda l'emergenza urgenza, accompagnamento dei pazienti ai servizi oncologici per quanto riguarda il trasporto ordinario. Sono solo alcuni dei punti su cui si sta sviluppando questa collaborazione sempre più stretta. Per questo l'assessorato regionale alla sanità ha deciso di incrementare il budget annuale, passando dagli 89 milioni del 2015 ad una previsione di budget annuale per il biennio 2016-2017 di 93 milioni. Veniamo alla cronaca. Piave Santo Stefano appiccava incendi dolosi a cumuli di fieno, 24enne biturgense incastrato dalla fototrappola della forestale. Il servizio. È stato denunciato dalla forestale per incendio doloso e boschivo dopo essere stato colto in flagrante mentre dava fuoco ad alcune rotoballe e cumuli di fieno nei pressi di un bosco in località Bisolla, nel comune di Piave Santo Stefano. Parliamo di un 24enne originario di Sansepolcro ma residente nel comune perugino di Citerna, per il quale il procuratore incaricato del caso ha chiesto al GIP l'obbligo di firma con misura cautelare. L'episodio risale allo scorso 17 luglio. Gli uomini della forestale stanno indagando su alcuni recenti casi di incendi dolosi a rotoballe nella zona e hanno installato un'apparecchiatura di fotoripresa per monitorare la situazione. Nel pomeriggio giunge la segnalazione di un incendio proprio nell'area dove era stato predisposto il dispositivo. I poliziotti accorrono sul posto, incrociano lungo la strada un uomo a torso nudo alla guida di uno scooter, mentre le squadre antincendio intervengono per evitare che le fiamme si propaghino al bosco adiacente. I forestali recuperano la fototrappola e verificano che ad appiccare l'incendio era stato proprio l'uomo incrociato pochi minuti prima. Scattano immediatamente le ricerche del responsabile, individuato dopo circa un'ora nei pressi del lago di Montedoglio, ancora in sella al suo scooter. L'uomo è stato subito identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Arezzo per incendio doloso suscettibile di propagarsi al bosco. In base agli ulteriori riscontri emersi dalla perquisizione domiciliare, il PM titolare dell'indagine ha chiesto al GIP l'adozione della misura cautelare. Proseguono intanto le indagini per verificare se il 24enne sia responsabile di altri incendi dolosi registrati recentemente a Piave Santo Stefano.
Importante accordo per l'accesso al credito fra Artigian Cassa, la banca partecipata da BNL e dalle Confederazioni Nazionali dell'Artigianato, e l'ANAP, l'Associazione Nazionale dei Pensionati di Confartigianato e Imprese. Grazie all'intesa, gli oltre 250.000 iscritti all'ANAP e le loro famiglie potranno accedere a soluzioni finanziarie studiate ad hoc per la categoria attraverso la creazione di ANAP Point presso le principali sedi dell'associazione. Qui i pensionati potranno ricevere assistenza ed orientamento al credito per finanziamenti adatti alle esigenze. La web application Artigian Cassa, già utilizzata per finanziamenti aziendali, sarà implementata dell'offerta cessione del quinto, riservata ai pensionati che potranno inviare la propria richiesta in tempo reale. E ora dalle verdi piantagioni di tè alla povertà senza dignità di Calcutta prosegue il viaggio dei Goodfellas alla scoperta dell'India. Vediamo. Sono appena a metà del loro viaggio attraverso il nord dell'India, ma il loro bagaglio si è già arricchito con la scoperta di tanti luoghi e incontri importanti. I 10 viaggiatori del Goodfellas Travel Team, di cui 5 aretini, hanno da poco lasciato Calcutta, una città che nel loro blog definiscono estrema. Oltre al caldo e all'afa che caratterizzano tutta l'area settentrionale del paese, qui i ragazzi hanno dovuto fare i conti con una povertà che supera ogni limite di dignità ed è presente ovunque, anche nei quartieri più ricchi. Ma il sorriso e la cordialità delle persone che abbiamo incontrato ci lasciano comunque la sensazione che ovunque si possa trovare la bellezza. I giovani viaggiatori la bellezza l'hanno trovata negli occhi e nei sorrisi dei bimbi del Daycare Center di Baruipur, nella periferia di Calcutta. Si tratta di un centro per bambini disabili gestito dalla Fondazione L'Albero della Vita Ollus, a cui sono andate le donazioni della raccolta fondi lanciata da Goodfellas nei mesi precedenti la partenza. Il viaggio dei 10 era iniziato lo scorso 1 agosto. Dopo lo scalo a Nuova Delhi, la prima tappa è stata a Guwahati, capitale dell'Assam, nell'estremità orientale dell'India. La prima cosa che abbiamo percepito, raccontano, è stato il gran caldo e quest'aria umida che si appiccica alla pelle e non se ne va più. È stato un impatto prepotente con una realtà caotica e allo stesso tempo travolgente. Da lì la prima esperienza con il sistema indiano dei trasporti. Dopo 10 ore di viaggio in un tipico treno di terza classe, con tanto di monsone tropicale all'alba, i nostri sono arrivati a New Jalpaiguri, da dove con una jeep hanno raggiunto Darjeeling, una città arroccata tra le colline, raccontano i ragazzi, da cui si gode una magnifica vista sul Kanchenjunga, la terza vetta più alta del mondo. Il viaggio è proseguito alla scoperta della verde Happy Valley, dominata dalle piantagioni di tè, e del Samtenjolingompa, il tempio con la statua di Buddha più grande della regione. Dopo la visita alla St. Paul's School di Darjeeling, dove hanno conosciuto il rigido sistema scolastico indiano, i ragazzi hanno intrapreso altre 12 ore di treno verso Calcutta. Il viaggio proseguirà adesso verso ovest, prossime tappe Varanasi, Agra e Nuova Delhi. E prosegue ad Arezzo il festival organistico San Donato. Dopo il successo del concerto di apertura nel giorno del patrono, che ha visto esibirsi il maestro Eugenio Maria Fagiani, questa sera alle 21.20 sarà il maestro Adriano Falcioni a sedersi davanti all'antico organo cinquecentesco della cattedrale di Arezzo. Il musicista ternano, organista titolare della cattedrale metropolitana di San Lorenzo in Perugia, proporrà arie di Kerl, Frescobaldi e Swillink. Il terzo ed ultimo appuntamento è in calendario giovedì 18 agosto, sempre alle 21.20, con l'esibizione del maestro Enrico Viccardi, docente presso il Conservatorio di Como, che proporrà un programma di compositori italiani tra 5 e 600. E sabato 13 agosto la rassegna Cammina la Storia, promossa dall'Ecomuseo del Casentino, fa tappa a Vallucciole, uno dei luoghi simbolo delle atrocità nazifasciste in Casentino durante la Seconda Guerra Mondiale. Il ritrovo dei partecipanti alle 20 a Mulin di Bucchio, luogo dell'uccisione di Pio Borri, da dove partirà l'escursione notturna verso Vallucciole con la guida ambientale Marta Signi e lo storico Luca Grisolini. Chiudiamo con la pagina sportiva. 25 partite in Serie A, due stagioni fa con il Cesena, oltre 200 in B con i bianconeri romagnoli e con Torino e Padova.
5 promozioni in carriera e tante sfide memorabili da avversario degli Amaranto. Con questa carta di identità arriva il centrocampista Giuseppe De Feudis, che ha sottoscritto oggi il contratto che lo legherà all'Arezzo per le prossime 2 stagioni. De Feudis, prelevato da Lecce, è nato il 10 luglio del 1983 ed ha al suo attivo complessivamente 362 partite da professionista con 11 gol, il più importante dei quali quello segnato al Modena, che ha sancito la promozione in Serie A del Torino. E con questo è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo le previsioni meteo subito dopo la nostra sigla e vi auguro un buon proseguimento di serata.